accompagnerò piano piano in un mondo magico, il mondo alla montagna, un mondo bellissimo, base, oggi fantastico. Facciamo un test dove per vivere se riusciamo fino in quel mondo bisogna 2, essere assolutamente connessi. E vediamo se effettivamente sono nato connesso fondamentalmente. Vivo in Valtellina, in un luogo magico dove la montagna ce l'abbiamo nel sangue. E proprio qui stavo vedendo l'immagine del K2. Quella montagna che ho sempre sognato fin da piccolino. Perché uno dei primi salitori sul K2, Achille Compagnoni, nel 54, tutti gli anni, il 31 luglio, in Valfurva, raccontava la sua salita. Io mi sono innamorato di quella montagna. Mi sono innamorato di quella montagna perfetta, il K2. Il K2 è la montagna degli italiani, è la seconda montagna più alta del mondo, con gli 8.611 metri. Il K2 l'ho salito il 1 agosto del 2008, senza ossigeno. Lassù ho bivaccato a 8.400 metri, perché la mia connessione con la montagna non c'era più. C'era qualcosa che non funzionava, c'era qualcosa che non andava bene. Mi sono fermato, ho bivaccato, e poi ho ritrovato la connessione per continuare. Ho passato una notte a 8.400 metri, senza cibo, senza tenda, sacco pelo, senza niente. E mi sono dovuto connettere perfettamente alla montagna per riuscire a stare sveglio, per non morire. Perché là sopra, a quelle quote, dopo aver salito il K2 senza ossigeno, è semplice perdere la connessione, è semplice lasciarsi andare ed è semplice morire. Ho bivaccato su quella montagna, una montagna difficile, una montagna tecnicamente non semplice da affrontare, una montagna che per salirla devi essere molto allenato e preparato. Quella montagna mi ha lasciato il dono più prezioso che tutti noi abbiamo, la vita. Dopo quel bivacco, purtroppo, sono morte quella notte, sono morte 11 persone. Sono sceso dalla montagna con dei grossi problemi, problemi legati al congelamento. Scalare su quelle montagne non è assolutamente semplice. Bisogna essere precisi, allenati, avere conoscenza, essere determinati per raggiungere la cima di questa montagna, di queste montagne. Per scalare non solo le montagne dell'Himalaya, ma tutte le montagne, per affrontare il mio mondo, che è il mondo particolare, il mondo di una guida alpina, di un himalaista, di un formatore, di un elisoccorritore, e a volte oso definirmi un creatore di sogni e sorrisi, bisogna essere connessi, sempre. Sempre. La vita è una connessione, fondamentalmente. Ma là bisogna essere veramente molto, molto attenti a essere tutto questo. È una montagna difficile da affrontare, non semplice. Il continuare dal campo base, andare verso il campo 1, dormire, poi campo 2, poi ridiscendere al campo base, riposare, poi tornare su al campo 1, al campo 2, campo 3, dormire, poi tornare giù al campo base, questo è l'acclimatamento. L'acclimatamento serve per stressare il corpo umano, per riuscire a mettere in atto una variazione a livello di sangue, di ematocrito, di globuli rossi, per far sì che il nostro corpo riesca a salire là sopra dove manca l'ossigeno e per andare in vetta, in questo caso al K2. Il 1 agosto del 2008 ero in vetta alla mia montagna, il mio sogno, il K2. La discesa è stata purtroppo tragica. Quella notte sono morte 11 persone. Per la lunga permanenza in quota sono rimasto ben 3 giorni sopra gli 8.000 metri dopo il bivacco. I miei piedi sono congelati e questa è una difesa del corpo umano, perché il corpo umano è una macchina perfetta. E dopo quel congelamento mi è cambiata completamente la vita. Io sono amputato, a me mancano 10 dita dei piedi e ho perso una connessione e ho dovuto riaprirne un'altra. Ho dovuto rimparare a camminare. Non è stato semplice assolutamente. Non è semplice affrontare un'amputazione per un alpinista che
tra virgolette, lavora con i piedi. Gli alpinisti scalano e arrampicano e sciano con i piedi e con le mani. Perdere una parte del tuo corpo, in questo caso 10 dita dei piedi, è un problema per un alpinista. Correre, sciare, arrampicare, scalare è un problema senza dita dei piedi. A un certo punto, quando mi hanno accompagnato su Padova, dove c'è un medico preparatissimo su questo, un medico, un chirurgo vascolare, che mi ha curato, mi ha preso nel suo braccio come un bambino e piano piano mi ha fatto ritornare nel mio mondo. Ma per tornare al mio mondo non è stato semplice. Io a un certo punto, dopo l'amputazione, ho staccato tutto. Non ero più connesso col mondo fuori di me. Attorno non c'era più nessuno, pensavo solo a me stesso. Sono diventato automaticamente egoista. Pensavo solo a me, solo a me, solo alla mia vita, ai miei piedi. I miei piedi, che automaticamente con questa piedicur pesante sono stati corti, corti, corti. Però, con tanta forza di volontà, di fatto io ho un mio, che non è poi neanche mio, però un mio pensiero, no pain, no gain, se non soffri, non raggiungi grandi obiettivi, sono tornato. Dopo un anno ho rimparato a camminare e piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, sono tornato a 8.000 metri con tanto, tanto, tanto allenamento. Per me la connessione è una cosa scontata e semplice e facile. Il mio corpo, il mio brain è sempre connesso, io sono sempre connesso. Io vivo e lavoro fuori dall'area comfort, non esiste per me l'area comfort. Tutti i giorni cambia qualcosa, sia come guida alpina, che come tecnico di soccorso, come maestro di sci, come malaista, cambia sempre tutto. Per me è semplice, io sono sempre costantemente connesso. La vita fondamentalmente è una connessione, perché pensateci così, la vita è una connessione. Questo è tanto il mio mestiere, questo è il soccorso. Nel soccorso, come ho detto prima, questo è il soccorso altissimo che abbiamo effettuato nel 2017 al Daula Giri, dove abbiamo salvato 7 alpinisti dell'esercito indiano. E in questo particolare soccorso la comunicazione, la fiducia, la responsabilità, la conoscenza, la connessione è stata fondamentale per riuscire a portare a casa 7 persone che stavano per morire là sopra, perché dopo aver salito il Daula Giri hanno finito l'ossigeno, non riusciamo più a scendere verso il campo base e andavano verso edemi cerebrali, polmonari e congelamenti. Siamo riusciti a portare a casa uno staff di italiani, 2 piloti del soccorso trentino, con un tecnico del soccorso valtellinese, li abbiamo agganciati uno per uno, li abbiamo portati tutti a casa. Questa è l'Himalaya, questa è la montagna. Capite benissimo che in montagna, che è un luogo magico, bellissimo, che non va assolutamente sottovalutato, bisogna sempre essere connessi. È una parola che penso che a tanti suonerà ancora, risuonerà nella mente, nei pensieri, ma questa è connessione, essere sempre preparati, sempre essere attenti e anche essere connessi proprio con l'effetto natura, con la montagna. Montagna, mare, effetto natura, la forza non siamo noi, la forza è quella, l'effetto natura è che è il mare e la montagna. Qui stiamo scalando per andare verso il campo 2 del Manaslu, che è il mio primo 8.000 dopo l'amputazione, che ho dedicato a un carissimo amico, Marco Simoncelli, che purtroppo se n'è andato. Quell'8.000 è per lui. Là sopra, per me è stato un qualcosa di grandioso, il mio primo 8.000 dopo l'amputazione. Un'amputazione importante per un alpinista, perché come detto in precedenza, per un alpinista scalare, arrampicare, sciare contano tantissimo i piedi. I nostri piedi sono dei sensori. Fondamentalmente non aver quello cambia tutto. E automaticamente cambia una connessione e se ne trova un'altra. Volere è potere. Capite che l'importanza, la resilienza di tenere sempre duro, di mai mollare e avere sempre chiaro un obiettivo. Parlo tantissimo ai bambini, parlo tantissimo a livello aziendale, questa è la resilienza.
avere sempre chiaro un obiettivo e mai mollare. Ai bambini insegno i 4 comandamenti che sono obbedire, studiare, fare sport e mai mollare, e sognare deve essere un dovere, e con loro mi connetto sempre. È importante, loro sono il nostro futuro. Questa è la resilienza che deve avere un alpinista sugli 8.000. Si sale, si dorme in quota e si scende. Si riposa un pochettino al campo base, poi si torna su, si ritraccia, bisogna essere resistenti, avere conoscenza per capire dove si sta andando. È importante lo studio, è importante capire dove si va e sempre essere connessi alla montagna, alla natura, capire, sentirla, questa connessione per me. Questo è il Manaslu, il mio primo 8.000 che ho salito dopo l'amputazione, un'amputazione importante, che non mi ha fermato perché tanti hanno creduto che Marco fosse finito. Marco sta continuando perché sto cercando di raggiungere questo grande sogno che è il raggiungimento di tutte le cime delle 14 montagne più alte del mondo, la corona degli 8.000, un progetto molto ambizioso e ambito dagli alpinisti, non semplice da raggiungere, con molte, che poi ti porta logicamente a tanti sacrifici. Questo è un campo base, siamo sempre al Manaslu. Capite che per riuscire a fare certe cose devi sempre avere una lucidità tale per essere sempre preciso, devi avere sempre il tuo obiettivo, sapere fin dove si può osare e quando si torna indietro. Scrivo, a me piace scrivere, ho inventato un gioco per riuscire a far capire alle persone al di fuori del mio mondo cosa vuol dire la montagna. La montagna è magia, però la montagna sa anche essere spietata. Per riuscire a far capire alle persone fin dove si può andare, mi piace scrivere. E in questo caso ho inventato un gioco scatola, Sfida gli 8.000, che insegna le regole base per vivere la montagna in sicurezza. Qui siamo sempre sulla montagna, stiamo salendo verso il campo 3, con là sopra la vetta del Manaslu, il mio primo 8.000 dopo l'amputazione. Qui stiamo vedendo questi blocchi di ghiaccio che sono una valanga che purtroppo ha creato dei problemi sul nostro percorso di salita, ma che poi piano piano, sempre con tanta determinazione, abbiamo ritracciato la salita verso il campo 3 e il campo 4 per poi salire lassù dove il mondo è rotondo. Perché adesso voi vedrete, quando sbuco dalla cresta, la sfericità della terra. Là sopra sei talmente in alto che il mondo si vede rotondo. E non è un effetto ottico, perché sei talmente in alto, pensate, a 8.167 metri, vedi talmente lontano che il mondo è sferico, è rotondo. Certo, non serviva che Conforto andasse lassù per farvelo capire, ma il mondo è rotondo. Qui siamo al campo 4 e qui siamo in vetta. È un pianto liberatorio, un pianto di soddisfazione personale perché sono tornato lassù dopo quello che mi è successo, un pianto per Marco, per il mio caro amico Marco, e per questa bellezza. Queste sono lacrime di felicità e di tristezza. Dico sempre che Marco è una persona che ha le mani grandi e forti, ma con un cuore molto delicato. Come ho detto prima, oso definirmi creatore di sogni e sorrisi. È vero. La delicatezza di una persona è anche questa, una persona deve saper piangere, ed è importante piangere. E qui siamo in vetta. Guardate la sfericità della Terra. È una cosa magica, perché là sopra gli alpinisti malaisti che salgono là sopra senza ossigeno sono degli eletti. Noi saremo là sopra senza niente. Viviamo il mondo diversamente. Questo è il mondo che vede un alpinista himalaista da lassù, a 8.167 metri. Luogo magico. Questa cresta finale, mancano 100 metri. Si esulta là sopra, perché là sopra si esulta. Si esulta all'arrivo di questo grande obiettivo dopo 2 mesi di sacrifici, ma poi dico sempre, io spengo un computer, ne attacco un altro, perché il difficile è tornare a casa vivi. Quando uno raggiunge la montagna è a metà dell'opera, bisogna ancora scendere, per cui
disconnetto e riconnetto un'altra cosa. Stacco, accendo un computer e si scende. Là sotto c'è il campo base, ma devi ancora avere benzina per tornare a casa, per scendere vivo. Perché il dono più importante che tutti noi abbiamo in questa sala, ricordate, è sempre solo, resterà sempre solo uno, la vita, tutto il resto non conta niente. Qui si scende adesso, si scende verso il campo base, con tanta felicità, logicamente, con tanto allenamento, è possibile fare anche questo, campo 4, vetta, campo base. Tutto questo è il mio mondo, la mia vita, io vivo per la montagna, che ultimamente sta diventando quasi una missione, perché parlo tantissimo ai giovani, il futuro del mondo, parlo tantissimo alle aziende, porto la mia esperienza di malaista, di maestro di sci, di tecnico di soccorso, di creatore di sogni e sorrisi nelle aziende, per riuscire a fargli capire effettivamente come funziona il mio mondo. Quando mi parlo di problem solving, io sorrido. Sorrido, perché nel mio mondo velocemente bisogna risolvere i problemi, ma per risolvere i problemi bisogna essere connessi, bisogna essere preparati, bisogna avere fiducia, responsabilità, mai mollare, tante di queste cose. Questo è il mio mondo. Questa è una luna che mi ha accompagnato quel giorno per scendere fino al campo base del Manaslu in giornata. La felicità di riuscire a tornare lassù, quello è il mondo. E questo è un altro mondo che mi appartiene. Io amo i giovani, amo i bambini. Dopo il disastroso terremoto del 2015, il 25 aprile del 2015, in Nepal, con degli amici abbiamo ricostruito una scuola per i bambini. Perché i bambini in Nepal vorrebbero due cose, solo due cose, mangiare e studiare. Mangiare e studiare. E noi italiani siamo riusciti a fare anche questo, ricostruire una scuola per i bambini del Nepal. Remember, no pain, no gain. Grazie.